Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se vi va potete seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Oggi ragazzi voglio parlarvi di uno di quei casi che ha avuto una risonanza enorme, non solo per i risvolti del caso stesso, ma anche perché ha colpito una delle più antiche famiglie nobiliari milanesi. In questo video però non ci limiteremo a parlare di una famiglia nobile, No. Infatti parleremo anche delle cose malandrine, le cose furbette, che in questo caso saranno davvero molto molto presenti. Oggi voglio parlarvi del delitto Casa di Stampa, noto anche come il delitto di Via Puccini. La vicenda ha avuto un'enorme risonanza. Il fatto è accaduto a Roma il 30 agosto del 1970, per l'appunto in via Giacomo Puccini al Civico 9. Questa vicenda ha avuto una grande risonanza, non solo perché le vittime del crimine sono incredibilmente note, ma anche per i retroscena alquanto birichini, che al tempo hanno attirato l'opinione pubblica in modo davvero morboso. Ma andiamo con ordine, parliamo prima di tutto della coppia protagonista di questo caso, i marchesi Camillo e Anna Casatistampa. Andiamo quindi in ordine, e partiamo proprio da Anna. Anna Fallarino nasce il 19 marzo del 1929, in un paesino dal nome che sembra inventato da qualcuno che già sapeva la sua storia. Amorosi si chiama questo paesino ed è in provincia di Benevento. La famiglia di Anna è composta da suo padre, Ernesto, impiegato alle poste, e da sua madre Amelia, una casalinga con il diploma da maestra di origini calabresi. Il tempo passa e tra Ernesto e Emilia le cose proprio non vanno. Tanto che la donna scappa con un altro uomo col fine di rifarsi una vita, mollando il marito e la figlia. In quel momento Anna ha solo 3 anni, infatti vive fin da subito con sua zia paterna, che diventa per lei una vera e propria matrigna. Passano gli anni e la bambina diventa una giovane ragazza. Anna si porta dentro negli anni l'intenzione di lasciare il suo paese, di cui mal tollera la diffusa mentalità di provincia, ma soprattutto vuole riscattarsi da una condizione sociale umile e con davvero scarse prospettive. Arrivata a 16 anni, quindi da giovanissima, Anna decide di trasferirsi a Roma, sognando le luci della ribalta e la gloria di Cinecittà. Anna è cresciuta senza troppe regole e soprattutto senza una figura paterna. Anna è affamata, affamata di vita, affamata d'amore. Però c'è un segreto abbastanza importante che è emerso dopo la sua dipartita. E quel segreto potrebbe aver condizionato le scelte di Anna per tutta la vita. Infatti si dice che a 12 anni Anna abbia subito violenza dal parroco del suo paesino d'origine. Quando ha provato a raccontarlo alla zia, non solo non le ha creduto, ma le ha anche tirato un gran ceffone, insinuando che Anna voglia mandare in galera una persona totalmente innocente. Anna vede Don Luca come una specie di nonno, un confessore. Ecco perché con lui la ragazza si è sempre confidata in modo molto sincero. Ma un giorno Don Luca, durante una confessione, inizia a chiedere ad Anna delle cose birichine che fa da sola o con altri ragazzi. Passano i giorni e le domande si accavallano, sono sempre le stesse, ma sono sempre più frequenti. Il punto è che Anna, da quel punto di vista, ha davvero ben poco da confessare, fino a quando Don Luca non arriva a chiedere delle domande specifiche sul suo corpo. Anna, distinto, prova a scappare, ma Don Luca purtroppo la bracca, ed è lui che fa violenza sulla ragazza. Questa esperienza ovviamente turba tantissimo Anna, anche perché non viene minimamente creduta in casa. La zia le dà della bugiarda, senza se e senza ma. Quello per Anna ovviamente è un vero e proprio trauma, un tormento che condiziona irrimediabilmente tutta la sua esistenza. Ma a 16 anni Anna è arrivata a Roma e vuole avviare una carriera cinematografica. Anna lotta per il suo obiettivo, ma alla fine si limita a fare una breve comparsa nel film Totò Tarzan. Anna è la ragazza rana a cui il comico napoletano chiede di andare a farsi un girino. Che gran gioco di parole, eh? In ogni caso, il film esce nel 1950 e ha un discreto successo, però la carriera di Anna nel mondo del cinema finisce qui, con quella comparsa fugace. 3 minuti in tutto, 2 battute da recitare e poi niente di più. Ecco perché Anna ha deciso di superare il suo passato e i suoi traumi, sceglie un lavoro da commessa per potersi mantenere. Quell'esperienza è davvero difficile da superare del tutto. E anche la delusione di non essere riuscita a realizzare il suo sogno la intristisce. Ma Anna va avanti e quando incontra un ricco ingegnere di nome Giuseppe Drommi, detto Peppino, lo sposa immediatamente e così facendo riesce a frequentare un ambiente che ha sempre ambito. Giuseppe infatti introduce sua moglie negli ambienti della Roma mondana, tutti incentrati sul lusso e sull'edonismo. La ragazza ha solo 21 anni ed è proprio grazie a questo matrimonio che Anna conosce un altro uomo che le fa totalmente perdere la testa. Il marchese Camillo Casatistampa è un grande amico del marito di Anna. Il marchese in quel momento è sposato a Letizia Izzo, un'ex ballerina del varietà che gli ha anche dato una figlia,
Anna Maria. Anna Maria non verrà quasi mai nominata durante questa storia, ma fidatevi che alla fine anche lei avrà una parte essenziale per questo caso. Di conseguenza, tenetela a mente. Davanti a noi abbiamo quindi due coppie. Anna e Giuseppe escono spesso con Camillo e Letizia. Condividono parecchie serate mondane, si divertono, fino a quando non arriva il 1958, in un locale rinomato in tutta la Costa Azzurra. Si chiama Le Pirate. E durante una serata mondana, Porfirio Rubirosa, un uomo di origine dominicana che ha avuto una marea di relazioni con parecchie donne del mondo dello spettacolo e del jet set, nota una gran bella donna. Si dice che Porfirio abbia fatto le cose malandrine con Dolores Del Rio, un'attrice ballerina messicana, Marilyn Monroe, Eva Gardner, Rita Hayworth e molte altre. Tutte le donne sono attrici, ballerine o cantanti. Porfirio quindi quella sera posa lo sguardo su una bellissima donna, indossa un vestito bellissimo e ha un décolleté da urlo, adornato da una splendida collana. E quella è proprio Anna. Porfirio quindi le si avvicina e inizia a farle una corte spietata. Come vi ho già detto, è già noto per aver fatto un sacco di cose birichine con un numero incredibile di donne, anche famose. Ma quella sera, Porfirio, nei confronti di Anna, fa un grosso errore. Inizia ad accarezzarle la spalla, a lanciarle sguardi languidi. E Anna è sposata. E suo marito è lì presente. Infatti a Giuseppe non è che vada molto a genio la situazione. Giuseppe e Porfirio arrivano alle mani. Ben presto si scatena una vera rissa. E a infilarsi dentro in quella rissa e a dare una mano al suo amico fraterno Giuseppe è proprio il marchese Camillo Casatistampa. L'uomo interviene come una furia e in quel momento gli sguardi di Camillo e di Anna si incrociano. E la donna pare sia più compiaciuta dall'intervento di Camillo rispetto a quello di suo marito Giuseppe. Camillo inizia quindi a fare la corte ad Anna, ma non esagera. Poi però nota che Anna è felice della cosa e pare pure interessata. Quindi Camillo inizia a farsi un po' più coraggioso. Una sera durante un maestoso ricevimento, Giuseppe, alquanto sbronzo, inizia a fare una scenata di gelosia davanti a tutti, mollando Anna lì da sola al ricevimento in lacrime. Quella decisione di Giuseppe è una decisione profondamente incauta, perché Camillo è presente anche a quel ricevimento ed è prontissima a consolare Anna. I due quindi ballano abbracciati e quella notte, travolti dalla passione, stanno assieme in una suite di un albergo di lusso. Però già in questa prima notte Camillo dimostra ad Anna quali siano le sue passioni un po' birichine. Ad un certo punto infatti Camillo ordina dello champagne in camera. E quando il cameriere si presenta, deve rimanere lì immobili a fissare Anna e Camillo, che stanno nuovamente insieme, insomma. Il cameriere, lì, davanti, imbarazzato, rosso in volto, deve attendere un cenno di Camillo per poter stappare quella bottiglia di champagne. La separazione di entrambe le coppie avviene ben presto. Il tribunale della Sacra Rota viene pagato a suon di miliardi per ottenere l'annullamento del precedente matrimonio, sia di Camillo che di Giuseppe. Ad Anna e Camillo occorrono ben 3 matrimoni per unirsi davvero per sempre. Nel 1959 si sposano con rito civile in Svizzera e in Italia. Poi nel 1961 riescono finalmente a sposarsi in chiesa. Ma a questo punto dobbiamo fare un'altra pausa perché la coppia della nostra storia si è formata. Anna si è sposata con il marchese Camillo Casatistampa, un erede di una delle famiglie più ricche lombarde. Una famiglia che tra i suoi antenati conta patrioti e ministri. È molto antica e il suo albero genealogico affonda le radici nell'anno 1000. Camillo quindi è l'ultimo discendente di una famiglia storica millenaria. Nasce a Roma l'8 gennaio del 1927 e cresce a Palazzo Barberini. Sua madre, Anna, è figlia di un senatore americano e incontra il marchese Camillo Senior a Roma intorno al 1914. Poco dopo il loro incontro vanno a vivere assieme a Palazzo Barberini. Camillo da piccolo è viziato, è abituato a trattare male la servitù ed è, ahimè, praticamente ignorato dai suoi genitori. Si dice che il padre, ossia Camillo Senior, se ne disinteressi in abbondanza. Ma nonostante ciò, i casati hanno davvero un patrimonio immenso. Possiedono palazzi sia a Roma che a Milano. E poi non manca la villa settecentesca in Brianza, ovvero la residenza ufficiale della famiglia. Poi ci sono le scuderie, piene zeppe di cavalli di razza. Inoltre i casati possiedono azioni di società per svariati miliardi di lire. Oltre a questo, la famiglia compra un'isola intera negli anni 20. L'isola di Zannone fa parte dell'arcipelago delle isole Ponziane ed è quella più settentrionale. Sulle rovine di un monastero benedettino, i Casatistampa hanno edificato una villa maestosa
ed incredibile. Si sa che sull'isola di Zannone si pratica il nudismo, ma nessuno realmente sa cosa accade in quell'isola, in quanto sono in pochi a far parte di quel giro. Ed il marchese è molto geloso dei suoi segreti, tanto che se nota qualcuno avvicinarsi alla sua amata isola, tira fuori il suo amato fucile da caccia e spara. Siamo nell'estate del 1961 e in quell'occasione Anna invita sull'isola una sua cugina, Maria Teresa Fiumanò. Ha solo 15 anni ed in realtà è figlia di un cugino di Anna, ma Maria Teresa, Anna, la chiama zia. La zia Anna. Durante quell'estate Anna si vede che è felice. È felice e soddisfatta non solo della sua bellezza, ma anche della sua ricchezza. Lei stessa infatti è solita dire: questo marito me lo sono conquistato a caro prezzo e non credo che la vita potrebbe darmi di più. Però sull'isola di Zannone accade una cosa strana, perché appena cala la notte, Maria Teresa nota dei movimenti strani di uomini e donne tra le camere degli ospiti. In più Maria Teresa scopre che nella camera padronale ci sono degli enormi specchi alle pareti laterali. La ragazzina quindi nota un pulsante accanto agli specchi, sul muro. Lo aziona e magicamente quegli specchi smettono di riflettere la sua immagine, ma mostrano le stanze degli ospiti. Maria Teresa già a questo punto è abbastanza stranita. Però c'è un ultimo evento che accade che la fa letteralmente fuggire dall'isola. Infatti Maria Teresa un giorno scopre, spiando da dietro un cespuglio, Anna, sua zia Anna, che si intrattiene con più uomini, mentre suo marito le scatta un sacco di foto, ordinandole anche di mettersi in posa. Chiaramente la protagonista di tutta la situazione è Anna, che senza dire una parola accetta tutte le richieste del marito. Il giorno dopo Maria Teresa scappa dall'isola di Zannone e non ci ritorna più per degli anni interi. Passano gli anni per i marchesi, Anna e Camillo Casati Stampa. E l'uomo sceglie sempre bei giovani che paga per fare le cose birichine con sua moglie, mentre lui si limita a scattare delle foto. Si potrebbe dire che questo è un gioco tra adulti consenzienti. I due innamorati partecipano a un'intensa vita mondana. Non si perdono una prima della Scala di Milano. Però sono sempre le cosette un po' trasgressive ad appagarli. Ed è in questo modo che trascorrono ben 9 anni. Arriviamo quindi al 1970. Dopo l'estate del 1961, Maria Teresa torna sull'isola di Zannone per andare a trovare Anna, sua zia Anna. Maria Teresa è una giovane donna ormai e per lei è chiaro che Anna in quel momento è incredibilmente cupa, è triste, piange spesso. Ben presto confida a Maria Teresa che le cose con Camillo proprio non vanno. Nonostante ciò, le avventure birichine continuano ad esserci. E suo marito le annota puntiglioso su un diario, su un'agenda verde, scrivendo quanto ha dato in termini monetari a tutti coloro che hanno partecipato a queste avventure birichine, includendo, peraltro, anche una descrizione dei fatti parecchio accurata. Qualcosa a Zannone è cambiato. I falsi specchi nella camera padronale non ci sono più. A romperli è stata Anna, scagliando un candelabro in un momento di lite con Camillo. C'è inoltre un'altra cosa, una cosa alquanto strana. Perché sull'isola, in casa di Anna e Camillo, c'è un altro ragazzo. È giovane, di bell'aspetto e si chiama Massimo Minorenti. Però c'è qualcosa che non va, perché Camillo in quel momento mica è presente. C'è solo Anna con Massimo. Anna e Massimo Minorenti si sono conosciuti in un evento di beneficenza nel gennaio del 1970. A Roma. È giovane, ha circa 25 anni, si dice sia un neofascista alquanto violento ed è uno studente fuori corso di scienze politiche. Il ragazzo ha solo un hobby: frequentare gli ambienti bene della capitale e i locali all'ultimo grido della dolce vita. Ed è in questa situazione che la relazione tra Camillo e Anna inizia a vacillare. Perché per una volta non è Camillo a scegliere il ragazzo con cui fotografare sua moglie, ma è Anna a presentare Massimo a Camillo. Questo è un segno che inquieta Camillo. Anna e Massimo infatti iniziano a vedersi anche senza la sua presenza. Inoltre si scambiano segretamente lettere d'amore. Il ragazzo arriva nella vita della coppia Casati Stampa in un momento effettivamente delicato. Anna infatti ha smesso di dormire con suo marito e la notte fa fatica a prendere sonno. Ha iniziato ad assumere dei tranquillanti. La verità è che ad Anna non le piace più quella vita. Non le piace più andare con altri. Ed è proprio in questo caso che si creano due immagini ben distinte della coppia. Fuori casa, fra i ritrovi mondani, appaiono come una coppia felice e splendente. Però, tra le mura di casa, è letteralmente guerra. I camerieri infatti parlano di liti furibonde e della marchesa che corre in camera sua a piangere da sola per ore ed ore intere. Ma a questo punto credo dovremmo porci una domanda. Per Anna, Massimo Minorenti, chi è? Cosa rappresenta? Ebbene, Massimo non è nient'altro che la proiezione di una via di fuga possibile e disperata da una vita che per Anna è diventata fin troppo squallida. Anna e Massimo, che sono amanti, ben presto iniziano anche a frequentarsi fuori di casa, senza preoccuparsi minimamente delle varie chiacchiere o dei vari pettegolezzi. In questo caso Camillo lo viene a sapere irrimediabilmente. E Anna,
neanche cerca di nascondersi, quantomeno ha smesso di farlo. Camillo dice: è la prima volta che mia moglie mi tradisce col cuore, ma sono certo che le passerà. Ebbene, Camillo purtroppo ha pensato male. L'uomo non ha il coraggio di dire ad Anna di smettere di frequentare Massimo, ma le chiede quantomeno di essere un po' più discreta. Nel frattempo Anna si rende conto che il tempo non è stato grato neanche con lei. Il tempo infatti non perdona proprio nessuno. La marchesa ha 41 anni e ormai l'età avanza. Il décolleté non è più sodo come un tempo e l'adipo inizia lentamente ad afflosciarsi sulla vita. E allora, via di bisturi. La marchesa casa di stampa è la prima ad inserire delle protesi di silicone nel seno. Al tempo interventi come questi erano visti dalla gente come una fantasia irraggiungibile, ma la verità è che per i marchesi casati stampa tutto è possibile, tutto è raggiungibile. Un altro intervento però, quello all'addome per ridurre il grasso, ha lasciato le sue tracce, sono ben visibili e Anna le camuffa un po' come può. Infatti le varie foto dell'ultima estate di Anna la riprendono con una catenella intorno alla vita, un espediente estetico per coprire qualcosa di molto inestetico, una cicatrice. Ad un certo punto, in quell'estate del 1970, Maria Teresa va via dall'isola di Zannone ed Anna le consegna una busta chiusa, dicendole che deve aprirla solo e soltanto in caso di bisogno. Quella busta contiene una lettera scritta da Anna e degli appunti che Anna ha strappato dall'agenda del marito. E in quelle pagine sono scritti in modo dettagliato, nero su bianco, i dettagli di una vita assolutamente impensabile e segreta. Emerge infatti che Camillo in ogni occasione trova qualcosa per fare qualcosa di birichino. Ed Anna a questo punto si ritrova nella posizione di doverlo accontentare, perché altrimenti il marito non le avrebbe dato più un soldo. Ed ecco come negli anni il loro rapporto è arrivato a sfaldarsi. Camillo deve ricattare sua moglie per essere soddisfatto. Anna, nella lettera che lascia a sua cugina, rivela le sue intenzioni imminenti. Vuole smettere di assecondare le idee morbose di Camillo, oppure separarsi, ovviamente con una buonuscita miliardaria. Contemporaneamente, se leggessimo il diario del marchese Camillo, potremmo renderci conto che nel corso degli 11 anni di matrimonio, dentro di lui si è cresciuto un enorme timore di venire tradito dal punto di vista affettivo. Per evitare che ciò accada, Camillo cerca di cambiare spesso i compagni che offre a sua moglie, perché, finché non conoscerà nessuno, pensa, non potrà mai innamorarsi. E invece, guardate un po', Anna è una donna e non una marionetta. La cosa che ho trovato più triste di questa vicenda, al di là poi della tragedia, che tra l'altro tra poco vi andrò a raccontare, è come Camillo pensi di avere a fianco non una moglie, ma un pupazzetto. Una robottina a cui ordina cosa fare. Dice di amare tanto Anna. Il marchese usa tante parole per descriverla. Alcune parti del suo diario sono decisamente piccantine e un po' troppo dettagliate, ma da quelle pagine emerge un enorme amore che Camillo prova per Anna. Io purtroppo in questa storia da esterna ci ho visto anche altro. Ecco perché in un certo senso capisco le intenzioni di Anna, anche se dall'altro lato penso a come Camillo, nonostante l'enorme risentimento per Massimo, che più passa il tempo più diventa arrogante nei suoi confronti, sia riuscito a lasciare andare sua moglie in un certo senso. Ma ora arriviamo al giorno prima della tragedia. È il 29 agosto del 1970 e Camillo è ospite nella tenuta da caccia dei Conti Marzotto a Valdagno, in Veneto. Camillo quella sera fa 3 telefonate, tutte ad Anna, e scopre che la donna è a casa con Massimo. Infatti, l'ultima telefonata del marchese è decisamente la peggiore. L'uomo dice al telefono, arrabbiato come una iena: io vi faccio fuori tutti e due! Adesso basta! Questo è inconcepibile! Anna, a questo punto, che sta con Massimo nella casa in cui solitamente vive con Camillo, dopo aver sentito quella minaccia si spaventa e convince Massimo a passare la notte da degli amici. Arriva quindi domenica mattina, è il 30 agosto. Camillo riparte dal Veneto per tornare a Roma e richiama Anna, chiedendole però un chiarimento. Non è violento, non minaccia. Le dice solo che vuole parlare sia con lei che con Massimo per appianare le questioni. Anna a questo punto torna a casa, in via Puccini numero 9, a Roma. Dovete sapere che la marchesa ha scritto addirittura un biglietto d'addio per Massimo, che dice: mio Max, cerca di crearti una vita nel modo migliore e sii tanto felice. Ciao, mio amore, tua Anna. Poco dopo, Anna scrive anche a Camillo una lettera, dicendogli: devi perdonarmi se ho sbagliato, ma ti prometto che chiuderò con Massimo e torneremo uniti come prima. Anna fa recapitare il messaggio da uno dei camerieri. La verità però è che non possiamo sapere se Camillo quel messaggio l'abbia mai letto realmente. Sappiamo con sicurezza che una volta tornato a casa il marchese si è rintanato nel suo studio. Non vuole neanche incontrare Anna Maria, la figlia che ha avuto con la sua prima moglie, che le è stata sempre accanto. Alle 19 in punto, Camillo ordina alla servitù di non aprire assolutamente la porta, qualsiasi cosa accada.
Rimasto da solo, Camillo scrive una nota dietro un calendario che dice: amore mio, vita mia, perdonami, ma quel che farò lo debbo fare. Addio, mia unica gioia passata. Qualche volta vienimi a trovare. Queste sono le parole di una persona che vorrebbe togliersi di mezzo. In realtà le cose andranno in modo molto molto diverso. Arrivano le 19:15 e Camillo finalmente riceve Anna e Massimo. In quei 15 minuti, cioè dalle 19:15 alle 19:30, accade la tragedia. Camillo fa fuoco con un fucile a pallettoni che di solito usava per andare a caccia di cinghiali. Fa fuoco contro Massimo, contro Anna e infine contro se stesso. Però facciamo un passetto indietro. Torniamo a prima delle 19:15. Proviamo ad entrare dentro questa scena, proviamo a viverla davvero. Quel 30 agosto del 1970, l'ultima domenica di agosto, sembra in realtà la sera di un autunno precoce. Al civico 9 di Via Puccini a Roma c'è un palazzo signorile di 4 piani. Gli ultimi 2 piani sono occupati da una coppia oramai sposata da ben 11 anni, di cui amici e conoscenti parlerebbero solo bene. Direbbero sicuramente che Anna e Camillo sono una coppia felice, fortunata. Ma entriamo al civico 9 e saliamo fino al terzo piano, fino ad entrare in quella casa. Appena entrati davanti a noi avremmo notato le stanze di un appartamento davvero molto lussuoso. Al piano superiore, quindi al quarto piano, c'è un grande salone, una sala da pranzo e una stanza per la servitù. E infine c'è una sala speciale. Tutti quelli che frequentano gli appartamenti di Via Puccini numero 9 la chiamano la stanza degli uccelli. Quella è la stanza che il marchese Camillo ama più di ogni altra cosa. In quella stanza vi sono bestie impagliate di ogni tipo, non solo uccelli, ma anche cervi, cinghiali, volpi e perfino degli scoiattoli. Quelli sono tutti animali abbattuti dallo stesso padrone di casa. Attaccata alla parete della stanza è possibile notare una rastrelliera di vetro con ben 20 fucili a vista. Questa sera però, quei fucili nella rastrelliera sono solo 19. E all'appello ne manca uno. È un fucile Browning calibro 12. A questo punto sono passate da poco le 19:30. E se scendessimo al piano di sotto, nel salotto del terzo piano noteremmo che i preziosi tappeti sono macchiati di sangue. Il Browning calibro 12 è proprio posto sull'angolo di un tappeto, vicino al corpo del padrone di casa. Camillo ha la faccia e parte della testa totalmente dilaniati. La padrona di casa, Anna, ha 41 anni. È seduta su una poltrona ed è stata colpita al braccio destro, alla gola e al seno. E poi ecco che c'è un terzo corpo a terra. È accasciato e stringe un tavolinetto tra le braccia. È un ragazzo sui 20 anni, biondo, ed è stato colpito per 2 volte. Alla schiena e alla nuca. In quello stesso salotto, in quella stessa scena del crimine, c'è una scrivania. E quella scrivania non è una scrivania qualunque, perché contiene una miriade di foto. Foto che potremmo definire particolari. Infatti in quella scrivania, in quel cassetto, è possibile trovare tutte le foto che Camillo ha scattato ad Anna nei 10 anni di matrimonio. Poi, ecco che spunta un'agendina verde. L'agenda in cui Camillo ha raccontato tutto il suo rapporto con Anna. E dentro quella dannata agendina si possono leggere i segreti più intimi. Infatti l'uomo ha segnato in modo minuzioso anche tutte le volte che ha fatto fare delle cose alla moglie, pagando ogni volta dei ragazzi diversi. Su quell'agenda ci sono una miriade di nomi. E ben presto quelle 1500 foto di Anna finiscono sulle copertine di alcuni giornali dell'epoca, anche alquanto famosetti. E sto parlando di Men, L'Epoca e L'Europeo. In questo modo la seconda vita di Anna e Camillo viene sbattuta sotto gli occhi di tutti e viene data in pasto all'opinione pubblica. La diffusione delle foto, peraltro, non ha mai avuto un autore, quindi non si sa come queste foto siano finite nelle redazioni di questi giornali. Però questa storia non è assolutamente finita qui. Infatti, dopo la dipartita di Camillo, sua figlia Anna Maria è virtualmente l'unica erede di un patrimonio immenso, uno dei patrimoni più ricchi d'Italia. Però Anna Maria in quel momento non sta assolutamente pensando all'eredità, perché non ce la fa più. Perché se i giornali hanno iniziato a pubblicare quelle foto di Anna, ora hanno iniziato a pubblicare anche le foto di Anna Maria. E lei odia tutto questo, non lo riesce a sopportare. Ma pur di malavoglia, Maria deve andare dal notaio. Gli tocca, insomma. E viene accompagnata da un avvocato amico di famiglia. Il notaio stringe tra le mani una busta. E quello è il testamento del marchese Camillo Casatistampa. Una volta aperta la busta, il notaio legge: nomino mia erede universale mia moglie, Anna Fallarino, che mi ha reso felice in tutti gli anni in cui mi è stata vicina e che ho sposato in chiesa il 21 giugno del 1961. In realtà questa cosa non è proprio un colpo di scena, però lo è per certi versi. Camillo ha disposto in caso di morte che l'intero patrimonio vada solo e soltanto alla moglie. In qualche modo diciamo che questa è una dimostrazione. Camillo, Anna, l'amava davvero. Purtroppo però il suo amore ad un certo punto ad Anna non è bastato più. Inoltre,
non è neanche più stato percepito come tale. In quello studio i notari lecce da dire che Anna Maria non si sente assolutamente usurpata da Anna, anche perché Anna non c'è più e quindi inevitabilmente è lei l'unica erede. In realtà però non è proprio così. Ma la ragazza è troppo provata, stanca e addolorata per pensare lucidamente. Se lo facesse come l'avvocato che l'ha accompagnata, capirebbe che forse le cose potrebbero andare in un modo totalmente diverso. Basterebbe poco perché l'intero patrimonio del marchese lasci l'asse ereditario diretto per finire ad Amorosi, nelle mani della famiglia d'origine di Anna Fallarino. Basterebbe solo un respiro in più. Torniamo quindi in via Puccini numero 9 e torniamo in salotto. Là c'è una scena del crimine. Là ci sono tre vite, tre destini intrecciati in modo così importante da essersi spezzati tutti quanti assieme. Passiamo oltre a Massimo Minorenti, entrato chiaramente in una situazione molto più grande di lui e impossibile da gestire. Rimangono di nuovo solo i marchesi Anna e Camillo Casati Stampa, che ha esalato l'ultimo respiro. Un solo respiro in più ed Anna potrebbe diventare a tutti gli effetti la vedova di Camillo. E da quella vedova l'intera famiglia Fallarino si ritroverebbe tra le mani una ricchezza davvero esorbitante. L'autopsia, però, stabilisce la verità e rivela la manciata di secondi che separano la vita di Anna da quella di Camillo. Quelli sono secondi davvero fatali. Possiedono il potere di spostare un patrimonio di miliardi. Ma alla fine viene fuori che Camillo ha vissuto più di Anna per 150 secondi. Di conseguenza la famiglia Fallarino non eredita proprio nulla. Ma delle vicende legate al patrimonio Casati Stampa, questo è solo l'inizio, ragazzi. Arriviamo nel 1973. Quando l'avvocato amico di famiglia che è rimasto sempre vicino ad Anna Maria, la figlia che Camillo ha avuto con la sua prima moglie, a fare una proposta alla giovane. Perché Anna Maria, dal patrimonio di famiglia, ha ereditato anche un discreto debito che il padre ha contratto con il fisco italiano. Stiamo parlando di 1.278.520.000 lire. L'avvocato, quindi, dice ad Anna Maria, e se vendessimo quella villa in Brianza? Non sappiamo che farcene di quel casale. Varrà circa 500 milioni di lire. Certo, Anna Maria non copre tutto il debito. Ma ci sarebbero anche quelle centinaia di ettari a Cusago. D'altra parte quei terreni agricoli, Anna Maria, sono senza valore. Detto, fatto. Anna Maria si fida e quindi si vede sottoporre un accordo preliminare per la compravendita. La società interessata è una società immobiliare di Milano che attraverso una serie di prestanomi fa in realtà capo ad un giovane e ambizioso imprenditore milanese. L'uomo sogna di costruire proprio sui terreni di Cusago e intende costruire un enorme complesso residenziale. E quello è il sogno di provare a creare una seconda Milano. Ma dobbiamo chiarire un punto, ragazze e ragazze. La storia della vendita della villa e dei terreni annessi è davvero molto complessa e si può dire conclusa solo nel 1980. Il primo atto di vendita è firmato nel 1974, ma c'è un problema. In questo atto di vendita non è chiaro cosa si voglia comprare. Non si sa se si compra solo la villa o anche quello che c'è all'interno e soprattutto non si sa quanto si compra. È decisamente un contratto di vendita strano. E guardate un po', Anna Maria da quel contratto non riceve neanche un soldo. Arriva il 1979, quando si sancisce un atto notarile in cui si sostiene che la tenuta verrà pagata con 800 azioni di una delle tante società dell'imprenditore milanese. Dicono ad Anna Maria che quelle azioni valgono la bellezza di 1 miliardo e 700 milioni. Ma anche qui sorge un problema. Anna Maria oramai si è trasferita stabilmente in Brasile e quando tenta di vendere queste azioni solo una persona si fa avanti ed è di nuovo lo stesso imprenditore che gliele ha vendute, che però riaccetta di riprendersele, ma a metà prezzo. La villa alla fine sarà venduta a Terreni a Parte per 500 milioni di lire e pensate che oggi la villa sfiora i 52 milioni di euro. L'ex residenza ufficiale dei Casati Stampa diventa quella che oggi conosciamo come la villa di Arcore. Infatti l'avvocato che aiuta Anna Maria è Cesare Previti, che ha ricoperto la carica di ministro della difesa proprio del governo Berlusconi. Nel 1996 e nel 2001 l'uomo si trova al centro di un numero crescente di vicende giudiziarie relativi a illeciti commessi in qualità di avvocato che detiene il reparto azionario della famiglia Berlusconi, ossia la Fininvest. E infatti il misterioso imprenditore che si aggiudica la vecchia dimora dei Casati Stampa è proprio Silvio Berlusconi. Sui terreni di Cusago viene davvero edificata Milano 2 e questo è l'albore dell'impero berlusconiano, che al centro ha proprio lei, Villa San Martino, ad Arcore. Anna e Camillo per loro volontà riposano nel mausoleo di famiglia, nel cimitero di Muggiò di Monza e Brianza. Sulle loro tombe non c'è alcun epitaffio, ma forse se ne sarebbero meritato uno. Ad esempio, Anna ripeteva spesso, quando qualcuno ama, tutto è lecito. Queste sono parole che ricordano il pensiero di Sant'Agostino. Ama e fa ciò che vuoi,
diceva. Era sottinteso per lui che l'amore non poteva che creare del bene, sempre e in ogni caso. Ma per i marchesi Casati Stampa, purtroppo l'amore non ha portato del bene, ma solo distruzione. Inoltre, credo che questo sia un caso che ci dimostri in modo palese come i soldi davvero non facciano la felicità. Anna lo ha sempre ripetuto, molto spesso. Non sono le case, le ville, i soldi e le auto a renderti felice. Probabilmente Anna lo ripete perché per lei il concetto reale di felicità è un po' astratto. Se Anna l'ha provata la felicità, è sempre stato per un brevissimo e fugace momento che non le è mai bastato. Detto questo, ragazzi, io ho finito di sproloquiare in questo video. Spero vivamente che questo video possa essere stato per voi interessante. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di questa vicenda, anche abbastanza famosa. Fatemi sapere soprattutto se sapete qualcosa che io non sono riuscita a scoprire. Detto questo, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video e vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure, che continuano a far bene. Ciao ragazzi!